Buonasera a tutti, eccoci qua alla nostra sesta puntata di Mondo Giovani. Vorrei presentare subito i nostri ospiti. Doris Limone, estetista. Rossana De Santis, docente di filosofia. Buonasera. Nicola Palmese, attore. Buonasera Stefania. Matteo Monaco, truccatore. Buonasera. Di una casa anche molto importante, come ci siamo confidati. E i nostri ragazzi? Ciao, io sono Giulia, ho 13 anni e frequento la terza media Rivalta. Ciao, io sono Barbara, sono una stilista conciatrice, ho 42 anni. Ciao, sono Stefano, 42 anni, butta fuori. Ciao, sono Michael e sono uno stilista conciatore. E poi abbiamo la nostra Giada al punto internet. Buonasera a tutti. Volevo ricordarvi di andare su Facebook e mettere mi piace alla nostra pagina Mondo Giovani per crescere sempre di più e potete condividere anche la nostra pagina. Ecco, questa sera siamo qua tutti insieme per parlare di un argomento interessante, attuale e anzi anche storico, perché ha dei risvolti anche storici importanti, molto significativo. Parliamo di tatuaggi. I tatuaggi hanno sempre un po' avuto un significato profondo, infatti il nostro titolo di questa sera è Arte, Cultura e Tatuaggi. Quando ho scelto questo titolo avete acconsentito, no? Perché Doris, tu che per esempio hai tatuaggi, hai approvato il titolo che ho scelto per questa puntata? Cosa volevo secondo te comunicare? Perché comunque il tatuaggio è un'opera d'arte se fatto bene, è una cultura perché risale comunque già ai tempi egiziani. Ai tempi egiziani? Sì, si usavano delle bacchette in legno sottilissime e si raffiguravano dei simboli sulla pelle, no? Inizialmente il tatuaggio è nato anche come marchio a fuoco. Ci sono anche tatuaggi marchio col fuoco. Ma quello magari più legato a particolari... È una storia antica. Cioè caratteristiche sociali? Sì, anche come culture, no? Adesso sta entrando di moda anche nel nostro paese. E poi fa parte della nostra adesso vita. Sta entrando di moda nel nostro paese? Più o meno da quanti anni abbiamo questa moda? La chiamiamo moda? Non lo so, truccatore, la chiamiamo moda? Può essere considerata anche una moda, effettivamente sì. Diciamo che la generazione, quella che va dalla metà degli anni 80 in poi, non considera più il tatuaggio come un qualcosa, come per esempio come può vederlo una generazione come quella che può essere di mia madre, ecco, che veniva visto un po' come un segno di ribellione, un segno di anche di essere una persona, diciamo, anche del malaffare. Solitamente nella concezione del tatuaggio era quella, ce l'avevano i delinquenti, i carcerati. Invece adesso la generazione, le ultime generazioni, la mia, dalla mia in poi, diciamo, il tatuaggio è un modo di anche integrarsi nella società. Chi ha un tatuaggio è meglio integrato tra i giovani. Non ho più sentito persone dire cosa? Oddio, i tatuaggi, che brutta cosa i tatuaggi, anzi. Cosa vuol dire è meglio integrato fra i giovani, Stefano? Secondo te è meglio integrato fra i giovani? Che cosa vuol dire, tu che probabilmente hai a che fare con molti giovani essendo butta fuori? E che senso ha secondo te la frase che ci ha detto il nostro Matteo? Cioè, sono cambiati, è cambiato i tempi, cioè sono cambiati. Quindi ha un significato, sì, anche a livello fa, di. Vent'anni fa comunque era un problema. Cioè, nel senso, io comunque sono tutto tatuato nelle braccia già da. Ho 42 anni, perciò da quando avevo 17. Ma Michael, quindi è un simbolo anche di integrazione? Beh, diciamo di sì, anche perché, come diceva prima la mia collega, è molto moda. Sono poche adesso i ragazzi che si tatuano per esprimere veramente un qualcosa. Io sono tatuato, però è una forma mia di espressione, sono comunque un artista. E quindi tu comunichi qualcosa, certo, con i tuoi tatuaggi? Assolutamente sì. Perché comunque sono evidenti, quindi se fosse sì. Una cosa tua intima e personale che non si vede, allora uno dice appartiene a te, invece tu alle altre persone vuoi dire qualcosa. Che cosa vuoi dire a chi ma ti vede? Ma più che dire con i tatuaggi? È raccontare. Che è cosa racconti, per esempio? Ma sono pezzi di vita, pezzi sono di vita. Storie personali. E per quello dicevo, è diventato molto difficile trovare la persona che si tatua per raccontare un qualcosa. Ecco, adesso trovo che nel mondo dei giovani è molto
fatto perché bisogna farlo, perché devi essere come tutti gli altri. E questo è un peccato. Quindi tutti gli altri sono tatuati? A grandi linee, sì. Ok. Doris, cosa ne pensi di quello che ha detto Michael? Prima volevo fare una domanda, no? Michael, io lo conosco da un po' di tempo. Mi ha affascinato il modo di... ultimamente si è fatto un tatuaggio da un nostro amico che salutiamo, Ivan, che oggi non può essere qui con noi, è un tatuatore molto bravo. Gli ha fatto un bellissimo tatuaggio su un braccio. Siamo in confidenza, non si chiede mai, è una domanda scomoda, ma perché, cosa vuol dire quel tatuaggio, è brutta come domanda, no? Però io e lui siamo in confidenza e si è fatto un tatuaggio meraviglioso sul braccio e mi ha commosso la spiegazione che ha dato. Perciò... vuoi offrircela? È una tua... se vuoi tu, se certo. Vuoi offrircela, noi assolutamente la cogliamo positivamente. Io ho è un regalo quello che ci fai, e ci offri una parte della tua vita, quindi certo, assolutamente. Sì. Io ho tatuato qua sul braccio sinistro, sono due pedine della dama, sono due re. E, sono un re bianco e un re nero. Un re sono io e vi faccio vedere il tatuaggio. Uno sono io e l'altro rappresenta una persona molto importante per me, che è il mio attuale compagno. E basta. Beh, è importante. Sì. Per esempio, quindi tu hai deciso di comunicare anche questo amore in qualche modo, di suggellarlo anche mettendotelo in qualche modo sul corpo e tenendolo come un segno distintivo, certo, di questo amore. Sì. Anche immortale posso usarlo? Sì, sì, sì. Non so, beh, se è una cosa che comunque porti con te. Comunque per che durerà per sempre, ecco, forse immortale no, ma per tutta la vita ce l'avrai. Certo. Allora chiediamo invece al nostro attore Nicola. Nicola, tu invece, apriamo un discorso un po' più romantico, quali modi utilizzi invece per suggellare magari un rapporto importante? Lui per esempio se lo incide, no? Ci sono altri modi che possono avere le altre persone? Ma... io lo tengo nel cuore, la mia cosa importante la tengo dentro, quindi, ma no, vabbè, i tempi sono cambiati, io non sono contro i tatuaggi, anzi mi piacciono, ci sono certi veramente belli, le farfalline, i cuori, anche bello da vedere su una ragazza, no? Una volta era visto diverso perché gli anziani o i nostri nonni vedevano il tatuaggio, ma la cultura era quella come... o un marinaio o un criminale erano loro. Oggi è cambiato tutto e anche bello da vedere. Chi fa il tatuaggio, però, data la realtà con cui ci scontriamo nel mondo lavorativo, deve fare i conti con certi capi d'azienda che purtroppo non accettano queste cose qui. Quindi c'è un po' di discriminazione da questo punto di vista? Nascosta anche? Sì, non si fa vedere, ma tanti sì. Per il lavoro può essere un problema per le grosse aziende, tipo le banche o certi nomi grossi, perché purtroppo a parità di curriculum a volte scattano chi ha il tatuaggio per tutelare il cliente, perché può pensare quel cliente a me non piace, io non lo voglio. Non tutti sono d'accordissimo, anche se io a me non fa nessun, sì, perché ognuno fa quello che vuole ed è anche bello. Bisogna ragionarci su per chi fa queste cose, per chi si fa il tatuaggio, appunto, non è una cosa... Quindi deve pensare anche agli effetti sociali, sì, che in qualche modo corrispondono a questo tipo di scelta. Nella realtà che ci troviamo c'è da ragionare anche su quello. Ecco, Matteo, piercing o tatuaggi? Sì. Hanno la stessa valenza a livello comunicativo? Credo di sì, cioè di, no, allora, nel per senso, te. Per me sì, hanno una valenza comunicativa simile, per chi li guarda, non per tutti ha la stessa, diciamo, valenza comunicativa, nel senso comunque tatuaggi e piercing vengono visti ancora oggi da qualcuno ancora come un biglietto da visita negativo, diciamo così. Mi è capitato di lavorare per alcune aziende dove pretendevano che i tatuaggi fossero non visibili, quindi dovevo coprirli addirittura, per esempio uno nel collo, dovevo coprirlo con il fondotinta, perché tutte le parti, le mani, dal collo in su, diciamo, le parti che non possono essere coperte con i vestiti, andavano coperti con i correttori, perché visivamente... Non volevano che fossero visti, però per un artista, un truccatore, un artista, no, quindi, tende ad esprimere, certo, se stesso anche al di fuori
Ma a livello proprio di comunicazione, rappresenti comunicare lo stesso parti di te simili con l'utilizzo dei tatuaggi, dei piercing e tatuaggi? No, con i piercing non comunico parti di me. Mi piacciono i piercing perché mi piace tutto quello che modifica il corpo, quindi tatuaggio, okay, piercing, trucco. Anche quindi trucco un abbellimento forma di... estetico, esatto, un abbellimento estetico che personalmente a me piace tantissimo su me stesso e anche sugli altri. A livello filosofico, a livello antropologico, cosa mi diresti rispetto ai... Allora, c'è una curiosità riguardo ai tatuaggi. I primi tatuaggi sono stati fatti addirittura 5300 anni fa. E è stato ritrovato un uomo semicongelato sulle Alpi che portava questi tatuaggi, diciamo che aveva su tutto il corpo dei segni che avevano una forma allungata, verticale, nei quali era stato inserito del carbone. E questo discorso molto interessante lo riprendiamo dopo la pubblicità, grazie Rossana. Ok, eccoci di nuovo qui. Stavamo dicendo quindi, Rossana, che i primi tatuaggi sono stati ritrovati in reperti storici 5.000 anni fa. Sì, 5.300 anni fa e riguardavano un uomo, diciamo così, preistorico, che aveva questi segni in lunghezza per tutto il corpo, dei segni verticali, con delle infiltrazioni di carbone. Questi segni avevano, e questi, diciamo, queste infiltrazioni avevano uno scopo curativo, perché sicuramente aveva dei problemi ossei. Quindi questo soggetto. Quindi tatuaggi a livello curativo, sì, come avevano cura uno scopo, di malattie. Sì, per curare le malattie. Quindi è stata fatta questa curiosa scoperta, è diciamo. Interessante, ma erano quindi segni lasciati, quindi fuori dall'estetica, fuori dall'ornamento del corpo, erano dei segni tipo cicatrici lasciati in qualche modo, giusto? Sì, e quindi sono stati scoperti questi segni particolari. E poi naturalmente c'è l'aspetto estetico del tatuaggio che... naturalmente era legato, per esempio nell'antico Egitto molte danzatrici usavano ornare il proprio corpo con questi tatuaggi, tutto il loro corpo, infatti in alcune mummie sono state rinvenuti appunto questi tatuaggi, quindi anche questo è una cosa molto interessante. Sì, quindi proprio hanno radici veramente storiche e importanti. Barbara, tatuaggi sì, tatuaggi no? Allora, per me tatuaggi assolutamente sì, ne ho diversi nel corpo. Non è evidenti, stavo guardando, schiena, stavo studiando da qua e non ne vedo ne in evidenza. Sul seno, ne ho nel collo, nella gamba, ho la pancia, la schiena, ne ho diversi. Io, come raccontava lei, ho un tatuaggio sulla pancia proprio per coprire una ferita che ho avuto da un intervento che mi tormentava tantissimo questa ferita e quindi mi è stato proposto di fare questo mandala proprio... posizionato in base a come avevo la ferita e sono felicissima, ho tolto un problema per me veramente importante. Quindi hai ripreso considerazione di una parte del tuo corpo. Esatto, che non potevo vedere, che comunque mi creava scompensi quando ero... Quindi mare, là dove c'era costume, un disagio, esatto, tu sei riuscita a creare una risorsa, perché adesso questa parte del tuo corpo ti piace? Assolutamente sì, che scopro molto volentieri proprio perché... Sei fiera anche, quindi sicurezza. Anche il costume da bagno, bikini, esatto, hai esatto. potuto riprendere. Prima magari anche... mi veniva chiesto, cosa ti è successo, cosa hai fatto, adesso mi dicono che bello, è un bellissimo tatuaggio e questo mi dà sicurezza, mi gratifica, al di là che a me i tatuaggi piacciono molto, ne ho tanti altri che sono fatti semplicemente per... Quindi ha un effetto anche, Matteo, rispetto alla propria autostima e considerazione di sé? Tu che sei anche truccatore, no? E quindi... ci fai tutte più belle, diciamo, in qualche modo. Il trucco è anche questo, cioè io penso che mi sentirei a disagio dover già solo venire stasera a condurre se fossi tutta struccata, no? Certo. Quindi in qualche modo ho bisogno anche di abbellirmi, anche se non in modo permanente, per quanto il tatuaggio piccolo ce l'abbia anch'io, però sulla caviglia, ma lasciamo...
era un reperto storico di quando ero ragazzina, però non riuscirei a toglierlo perché per me ha un significato che rimane lì, okay. È fuori dal tempo e devo tenerlo. Però dicevo, anche il fatto di truccarmi piuttosto che no incide sulla mia autostima, incide sul fatto che io possa relazionarmi in un certo modo, e anzi cambia anche il tipo di relazione che io riesco a instaurare con la gente, non dico in bene o male, però si modifica. Se io sono struccata mi relaziono in un modo, cambia nel momento in cui sono truccata, ma penso che sia normale, sia un modo di porsi anche diverso, penso che sia un po' per tutti così. Se ci pensiamo, già come siamo vestiti piuttosto che, cambia anche il modo di entrare in relazione con la gente. Sì, sono convinto di questa cosa, perché il tatuaggio è esattamente come l'abbigliamento o come il trucco, tutto quello che aggiungiamo al corpo ci aiuta anche a relazionarci in maniera diversa con le persone. Magari dietro un tatuaggio possiamo nascondere delle insicurezze, uno magari fa un tatuaggio e si sente un po' più sicuro di se stesso, magari riesce a mischiarsi meglio tra gli altri. Come dicevamo appunto anche prima, il tatuaggio come forma di accettazione anche nei confronti della società, mi tatuo, mi sento più accettato. E il tatuaggio poi anche come forma... Però io questo discorso, scusami, dimmi, da psicoterapeuta devo sempre mettere in discussione, non l'ho capito bene, no? Nel senso che... Allora, parlavamo anche con Nicola del fatto che, con Rossana, del fatto che magari c'è più difficoltà a entrare in certe situazioni nel momento in cui si è tatuati, ok? Mm-hmm. Però voi mi dite invece aumenta l'integrazione, e allora io non capisco molto bene questo divario. E vuoi provare a raccontare tu, poi riprendo anche Io riprendendo anche la testimonianza di prima, è interessante vedere come il tatuaggio riesca in alcune situazioni a trasformare punti di debolezza in punti di forza, secondo me. Perché in fondo anche trasformare una cicatrice in qualcosa di positivo... E questo lo comprendo, e questo ho capito bene questo discorso, però perché agevola le relazioni coi coetanei, come mi dicevi tu Matteo, Michael, come... Perché è una sorta di... secondo me è anche un modo per presentarsi agli altri e per far vedere immediatamente, in modo visivo, no? Perché poi la visione è il canale principale, no? Che abbiamo a disposizione, far vedere chi siamo immediatamente, Doris, e dare un messaggio. Secondo me invece è proprio l'opposto, chi si tatua è perché è sicuro di sé, nel senso, a me non importa cosa pensa la gente quando sono in costume di vedere il mio tatuaggio enorme che ho sulla schiena, sul braccio o quant'altro, perché sono sicura come persona e non ho bisogno di integrarmi nella società di oggi facendomi dei tatuaggi, sono integrata benissimo. Ok, quindi è un discorso un po' diverso. Per come, la vedo io. E voglio solo riflettere una cosa. Siamo in confronto e quindi è necessario che ci siano punti di vista diversi. In base a quello che diceva Nicola prima, che oltretutto stasera io seguirò lui, perché... Grazie. Dove vai sei? Doris, grazie, Doris, passiamo oltre. Ci tenevo a dire fare una riflessione, no? Una persona tatuata come me, come Stefano, come Michael, come tutti quelli che hanno tatuaggi visibili, non possono permettersi di andare fuori dagli schemi, perché è facile riconoscere le persone come noi, nel senso, se dovessi rubare qualcosa, la prima cosa che noti, col capello corto, un po' particolare, ha una con il tatuaggio all'orecchio, tipo un serpente, una scritta sul collo. Ora, io so con certezza che le migliori rapine sono state fatte da uomini in giacca e cravatta, viso scoperto, puliti, candidi. E anche perché poi è simbolo di riconoscimento, è molto più facile anche identificare. Perciò nel mio caso, e spero anche in altri, chi non ha nulla da nascondere, non vedo perché non devo tatuarmi. Oltretutto io ho avuto delle aziende, ho da poco terminato un'azienda, se la persona ha dei bellissimi modi e sa dialogare con le persone e avere dei modi affabili, il tatuaggio non è una preclusione, anzi. Ah, sì, no, beh, certo, no, però se anche... oggi nel 2017 dobbiamo giudicare una persona se è tatuato o no, e non dal suo bagaglio di cultura, di esperienza lavorativa, vuol dire che siamo proprio alla preistoria ancora. Però alla preistoria siamo per tante cose. Io penso che, e allora da questo punto di vista, ci sia sempre, in tutti i casi, quando ti trovi a fare un colloquio di lavoro, che sia per il tatuaggio, che sia per il piercing, che sia perché è brutto, che sia perché non ti piace come sei pettinato, però ti fai un'idea e scegli in base a dei canoni
anche estetici e relazionali, comportamentali, che tu hai bisogno di intravedere nella persona che scegli. Quindi io non penso solo al tatuaggio, però non posso eliminare il fatto che secondo me alcuni aziendali non scelgano perché ci sono dei tatuaggi, perché se non piacciono esteticamente, a me per esempio non piacciono altre cose, e quindi anche se non vorrei, inconsciamente discrimino per altre caratteristiche, come sono discriminati i tatuaggi. Nicola, sei d'accordo? No, io sono d'accordo con lei quello che ha detto, perché non è il tatuaggio o la cravatta che fa la persona, ma è la persona in sé. Sì. Anche perché i più grandi ladri, li conosciamo, non sono tatuati. Chiudiamo il discorso qua. Allora, su questo io sono d'accordo, il fatto però... perché scontrandoci con la realtà oggi in Italia, tu vai a fare un colloquio con i tatuaggi, magari c'è il capo del personale che deve stare anche a quello che gli dice il titolare dietro, e a quello non piacciono i tatuaggi, detto proprio stretto. Sì. Tu purtroppo hai più talento, magari sei più professionale dell'altro che non è tatuato, magari non prendi il posto di lavoro perché c'è questa situazione. Cioè, sono una cosa evidente. Esatto. Magari io posso nascondere il fatto che ho un brutto carattere, per dirti, cercando di essere più socievole e disponibile, ma non puoi nascondere il fatto di avere dei tatuaggi piuttosto che no. Quindi in qualche modo ti presenti così nella globalità con queste caratteristiche evidenti, emergenti. Sono anche dei tatuaggi estetici belli, tipo farfalline e cose qui, che ce ne sono certi che proprio non vengono accettati, tipo il ragno o quella roba lì, però questo non è che fa la persona. Lì purtroppo Stefano dipende... voleva in qualche modo, Stefano, beh, sicuramente il tipo di tatuaggio, che cosa può significare. Anche al discorso di prima, io facevo parte di gruppi, adesso sto qui, dal tatuaggio si vede comunque, di estrema destra, è logico che tu ti porti i tuoi tatuaggi e te li porterai tutta la vita. E io niente, io mi porto dietro la mia vita, io lavoro nella sicurezza, ho fatto anche la guardia giurata e adesso trovo difficoltà per il fatto che io ho tatuaggi in faccia, però l'ho voluto io, non torno indietro sui miei passi. Sicuramente è il tipo di tatuaggio, è il tipo di messaggio che manda. Ecco. La lametta significa una cosa, le lacrime, molti sanno cosa significano. Quindi hanno un significato imponente. Questi certo sono gradi modo. Che noi portavamo all'epoca. Te la faccia te la tatuava solo certo. Chi comandava. Giulia. Non certo i ragazzini di adesso, chiedo scusa. No, scusa. Alleggeriamo un po' con una ragazza di 13 anni. E, Giulia, ti piacciono i tatuaggi? A me piacciono i tatuaggi un po' più piccoli, perché cioè, non dico che non mi piacciono i tatuaggi in generale. Dico che quelli lì un po' più piccolini, che magari non occupano tutta la parte del corpo, sono belli. E sono molto belli anche quelli che rappresentano qualcosa di noi, che raccontano un po' magari la nostra storia, la nostra vita. Quindi farai un tatuaggio quando sarai grande? Penso di sì. Sei intenzionata? Ok. Michael. I tatuaggi, io sono d'accordo che comunicano qualcosa, come diceva Stefano. Mi chiedo però, e con questo poi andiamo in pubblicità, però inizio a porre la domanda così ci riflettiamo anche nel contesto pubblicitario. Non è un modo di presentarsi un po' prepotente quello dei tatuaggi? Sto sfidando, lo so, mi prendo il tempo della pubblicità così. A dopo. Eccoci di nuovo qua con la mia domanda anche un po' provocatoria. Non è un modo di presentarsi anche socialmente e anche magari in ambito lavorativo, piuttosto che a livello relazionale, piuttosto un po' prepotente? Doris. A mio avviso no, perché ci sono persone che sono... Io lavoro in diversi ambiti, sempre a livello estetico e quant'altro. Ho conosciuto donne bellissime.
con un carisma e una prepotenza anche solo con lo sguardo. Certo. Una donna magari che all'apparenza sembra più determinato, più forte, come lo sono io, può risultare scomodo, ma non è un modo di presentarsi. Ad esempio Barbara, che conosco anche lei da parecchi anni, è una donna dolcissima, nonostante è molto tatuata e oltretutto fa uno sport, un'arte marziale, taekwondo, non indifferente, lei fa la butta fuori, però uno lo direbbe mai, no? In realtà, certo. Secondo me no, poi vabbè, lo conosciamo tutti, però abbiamo un presentatore, Mimmo Mancino, Napoli che passione, Mondo Toro e quant'altro, non è tatuato all'apparenza, però è prepotente. Ecco, però vedi, è all'apparenza, no? E allora all'apparenza io dico, ok, ci sono, per esempio Barbara non ha tatuaggi che all'apparenza, non c'è questa forte comunicazione, Michael se non si tira sulla manica, no, però per esempio Stefano è forte la comunicazione che dà, anche Matteo con i suoi tatuaggi e con i suoi piercing è forte la comunicazione che dà, non è un po', scusatemi, io lo chiedo, ma lo chiedo per curiosità, non lo chiedo assolutamente per giudizio, un'imposizione, io sono questo e tu mi devi prendere così? Perché io quando, ecco, sì, sì. Scusa, per quanto riguarda me, chiedo, sì, per quanto riguarda me sì. È così, sono così. O mi pigli così o mi pigli così, ecco. Sì, è così. Matteo? Ma io credo di sì, ma giustamente deve essere così, nel senso noi ci poniamo agli altri nel modo in cui gli altri vogliamo che ci vedano. Mm. Quindi faccio un esempio, l'antropologa decide di rasarsi il lato dei capelli perché il suo stile è quello, lei si presenta agli altri in questa maniera, magari vista dagli occhi di mia nonna, una donna che si rasa una parte, ecco, dei capelli, però, messaggio, sì, troppo forte. Però ci sono, però io in certi casi mi adeguo al contesto, nel, certo, senso che io sono, sì, da jeans stracciati a volte, no? Però nel momento in cui devo andare a scuola ad insegnare, piuttosto che mi tolgo i jeans stracciati, certo, e voi no, certo, però voi non potete togliere io, questa parte di voi. A volte io ho dovuto rinunciarci, ho quindi dovuto, sì, girare all'indentro il piercing nel naso perché non volevano che si vedesse il piercing nel naso, coprire i tatuaggi come ho detto prima, bisogna rinunciare a seconda, se poi uno lo vuole fare lo fa, nel senso rinuncia a una parte di sé da mostrare agli altri per un tot di tempo, insomma, a seconda di quello che deve fare, però poi io per esempio non riuscirei mai a esprimere me stesso totalmente, lo posso fare per andare incontro a una società che magari impone in determinati momenti dei canoni diversi, allora lì rinuncio io a una parte di me intelligentemente, ma non rinuncio a esprimere me stesso. No, beh, certo. Nicola, cosa ne pensi? Ma io la penso come Matteo, giusto così, ognuno è libero di fare ciò che vuole e fa quello che vuole. Sì. Ovviamente nella società che ci troviamo può essere per tante persone un impatto forte. Perché non è nella, certo, cioè, in quella che ci troviamo, però cioè, ci sono dei canoni sociali o in qualche modo viene qualificato. Voi volete dare una comunicazione? No, la comunicazione c'è, ma sia la faccio io dal vestito, da come mi vesto, da come mi pongo, da, quindi tutti, però questa è indelebile. Sì. Matteo? Questa è indelebile. È la nostra vita, la nostra pelle. Dipende sempre da come ti tatui, cosa ti tatui, se tu tatui qualcosa per te stesso, per raccontare qualcosa di te stesso, oppure ti tatui per il semplice gusto di tatuarti. Infatti vediamo che per esempio i simboli dell'infinito, con scritto Forever, con le rondini, il 2017, tutti si fanno quelli, i tatuatori con i capelli dritti non ne possono più, perché diventano anche dei marchi, come dicevamo prima, sì, per integrarsi nella società. Molte, sì, ragazzine, mi sono tatuata di la chiave della costola, sì, tu e altre 200 quest'anno, perché capito, il tatuaggio, okay, non è sempre, quindi ha una storia personale, c'è una storia personale, ecco, c'è chi lo fa per moda e facendolo passare come se volesse raccontare, sì, qualcosa, in realtà non sta raccontando niente, diciamo che un po' come tutte le cose dipende anche dall'uso che se ne fa, certo, anche il tatuaggio è uno strumento, sì, comunicativo importante, sì, dipende dall'uso, ecco, che ne fai, cambia il messaggio che arriva. Giada, dal punto internet. Sì, sì, vi ricordo di mettere mi piace alla nostra pagina su Facebook Mondo Giovani e potete anche fare domande in modo che noi poi potremmo parlarne in trasmissione. E una domanda ce la poni tu. Sì, allora volevo chiedere al buttafuori se
Nel suo caso invece i tatuaggi hanno aiutato a prendere il posto di lavoro. Sì, vabbè, io qua a Torino sono un po' conosciuto, nel senso che non ho problemi nei locali a trovare lavoro. Il problema è il lavoro di giorno, quello che potrei, cioè, il lavoro serale non è un problema, perché più aggressivo sei, è più, cioè per il locale è meglio. Per molti locali, soprattutto, dove ci sono particolari situazioni, mi chiamano sempre, in particolari situazioni. È logico che in situazioni più delicate non ti chiamano, perché la mia figura comunque non è presentabile. Però no, 2 settimane fa ho lavorato per Appart, ho fatto il guardiano notturno e non ci sono stati nessun problema. Dipende dalle persone, per me dipende dalle persone, poi anche il tipo di faccia. È logico che se viene Fedez c'ha un'altra faccia, lui ha dei tatuaggi e io sono un altro tipo di persona. Secondo me è il tipo di faccia, il tipo di persona che fa. Certo. Giulia prima mi chiedeva, e infatti voleva anche porre questa domanda, Giulia, rispetto al fatto, ma non ci si stufa, cioè no, da ragazzina, quindi lei si chiede, cos'è che chiedevi, ma non ci si stufa dei tatuaggi? Sì, perché secondo me dei tatuaggi, poi se magari una cosa ti smette di piacere, o magari fai qualcosa con uno, tipo col tuo ragazzo, ti fa un tatuaggio con tuo marito e poi magari divorziate, cioè non ti viene magari di toglierlo. Doris, cosa rispondi alla... Ho detto una cosa curiosa, no? È quello che mi allego, mi allaccio a quello che diceva prima Matteo. Un conto è la moda, le ragazzine di oggi, un conto è fare un tatuaggio a 17 anni, a 18 anni, lo fai con l'amica, per moda, ma quando lo fai in età adulta cambia come significato. Quindi è l'età, è anche importante. Sì, lo fai in maniera consapevole, sai che cos'è per te importante, e se lo fai magari con un ex marito che la relazione è anche terminata, stai parlando di un ex marito che è stata una persona importante in quel momento preciso della tua vita, perciò perché cancellarlo? Le persone che verranno dopo dovranno avere il rispetto del tuo passato e di quel tatuaggio, perché comunque a prescindere è stata una persona però importante. Però non vuoi invece, perché questa è un'elaborazione molto matura della situazione, ma c'è anche l'elaborazione, la non elaborazione, per cui dici io non lo voglio più come traccia nella mia vita e quindi in qualche modo lo cancello. No. Il cancellare, cosa ne pensate, Michael, del cancellare i messaggi? Io mi allaccio al discorso che appunto diceva Doris e Giulia. Il tatuaggio stufa nel momento che non è ponderato, che non è una cosa studiata. Nel senso, ti stufi quando decidi di farti una cosa così perché te la devi fare. Io non mi stancherò mai di vedere i miei tatuaggi, perché sono, anzi, con orgoglio li guardo, perché mi ricordano delle cose che voglio ricordarmi, quindi credo che sono sia... dei moniti, sono? Anche dei moniti in qualche modo, anche sì. Da dire ci faccio esperienze e imparo sopra. Certo, assolutamente, anche perché non tutto ricorda per forza delle cose belle, anzi a volte hai voglia di guardare quella cosa proprio per ricordarti che non la devi fare o che non la vuoi più, ci devi stare lontano in qualche modo, quindi quando il tatuaggio non è ponderato sicuramente ti stufa, sicuramente è una cosa che non vuoi più. Sì, sì, no, sono d'accordo. Io il mio tatuaggio, dicevo, non è stato ponderato, però forse è l'ingenuità di quel momento che in qualche modo mi piace rivivere. Però è un ricordo bello di sì, quel tatuaggio. Sì, assolutamente, una costruzione, mai. Non lo ribatterei neanche io sinceramente, perché questo si è trasformato nel tempo con me e stiamo crescendo insieme e ci in qualche siamo modo. Risposti. Sì, no, ha un significato anche profondo. Storico, secondo me, dell'identità storica di ognuno di noi, perché in questo modo tracciamo quello che siamo stati, ma anche in prospettiva di quello che siamo, quindi di quello che saremo. Facciamo quindi, una narrazione della nostra storia. Di chi siamo. Ok, e quindi in questo e senso, con questo andiamo in pubblicità. Sì.
Eccoci, mi piace molto il discorso di questa sera, anche perché ci stiamo confrontando, veramente anche raccontando parti molto personali, molto intime di noi. Nicola, sei pronto ad andarti a fare il primo tatuaggio? Io non li ho mai fatti così, perché sinceramente non ci ho pensato, però boh, mai dire mai, può darsi. Io le storie della mia vita, belle e brutte, le ho dentro. A me basta così. Io le ho dentro, le tiro fuori quando ho i miei ricordi. Non è indispensabile farmi il tatuaggio per dimostrare che ero fidanzato con lei, che gli volevo bene e ho lasciato il suo nome. Non mi dà nessun, capisci, o altri eventi della vita, ora ho detto il fidanzata sì. Così. Io le ho dentro queste cose, però non sono contro chi le vuole mostrarci, sì, ci mancherebbe. Io invece, Nicola, non lo vedo bene con i tatuaggi, ma con un dilatatore dell'orecchio. Sì, quello non mi piace proprio. Lì devo essere schietto, quello non mi piace. Neanche a me. Quello non capisco il significato. Non mi piace. Scusatemi, ma in questo tipo di modificazione, anche perché poi è vero che rappresenta certe fasi di età, però poi rimane una ferita. Un segno, una ferita. Indelebile, cioè sì. Quella rimane poi per sempre nel momento in cui non viene si effettuata. Vuole più. No, quello io sinceramente non riesco a lavorarci, cioè mi piacciono i piercing, avevo il piercing al naso, avevo il piercing qua all'obo, cioè davanti, però sono state fasi della vita che ripercorrerei, che hanno rappresentato qualcosa, motivi forse anche lavorativi in un certo modo hanno fatto sì che io dovessi togliere, ma non per qualcosa, non per me. Ma anche per come in qualche modo sì, mi sì. Presento, sapendo che c'è gente che in qualche modo squalifica il mio ruolo o la mia serietà perché vede questo tipo di ornamento. Posso chiamarlo ornamento? Sì, certo. Infatti io avendo due figli adolescenti, uno più piccolo, nel limite del possibile, quando ci sarà l'età opportuna per fare un tatuaggio o un piercing, anche se mia figlia ne ha già alcuni, l'unica cosa che io sono contro è proprio il dilatatore del lobo, perché comunque un tatuaggio non ti piace più, come diceva giustamente Giulia, perché a 13 anni metti una maglia, lo copri, in qualche modo lo mascheri. Un buco perenne nel lobo dell'orecchio rimane a vita, no? Ed è un peccato rovinare l'armonia del viso. Poi abbiamo un make-up artist che insomma non è carino da vedere. No. Come lo. Cioè, il tatuaggio lo puoi coprire con qualcosa. No, ornare sì. Rovinare no, ornare sì. Io ho visto gente che si è tolta dilatatori, ma dilatatori anche di 4-5 cm, quindi una roba proprio bella importante, si sono dovuti proprio far mettere i punti di sutura. Certo. Sì, perché arrivato a un certo punto, quando rovini poi completamente l'epidermide, lì devi intervenire chirurgicamente per diciamo porre rimedio ai danni che puoi avere creato tu stesso al tuo corpo. Quindi anche no al fatto di cancellare un tatuaggio, mi sembra di aver capito. Barbara. Io personalmente non cancellerei mai un tatuaggio di quelli che ho addosso, anche perché per me, come potete vedere, non sono molto visibili, no. Proprio perché a me piace vedere i tatuaggi anche sulle persone, ma per me sono state veramente dei simboli, delle cose che mi hanno ricordato un punto della mia vita, che sia felice, che sia doloroso, in qualche modo per me hanno dato un significato a me stessa proprio. Quindi hanno un senso proprio nel riguardarti, nella sì, costruzione di qualcuno te. Qualcuno probabilmente fatto in vecchia data, è vero, anche per me c'è stato un tatuaggio che magari dici cavoli, forse avrei dovuto non, però no, in questo momento quando lo rivedo so che in quel determinato periodo ho avuto una situazione che adesso non c'è più, ma va benissimo, nel momento in cui l'ho fatto per me il significato era importante. E comunque mi ricorda un tratto di vita che è bene ricordare proprio per non ulteriormente. E Nicola, rispetto all'immaturità di cui stiamo parlando, di chi fa i tatuaggi in modo anche così impulsivo, c'è anche la legge che in qualche modo tutela. Da avvocato questa volta te lo chiedo. Non da ancora avvocato, però cadi a pennello perché sto preparando diritto del lavoro e
Allora, bisogna stare attenti perché i minorenni non possono fare tatuaggi andando in studio e dire faccio il tatuaggio. Quindi ci vuole, no, i minorenni vietato e tatuatori, la per favore, vieta. Non tatuate i minorenni. Meno che non c'è l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori con copia dei documenti, ma anche lì lo studio deve verificare, chiamare sia anche l'altro genitore, perché a volte fanno... In casi di separazione, no? Esatto. Ci va assolutamente anche la consensuale. Anche se non sono separati, comunque è sempre meglio verificare, perché okay. Si passano i guai, si può prendere una querela per lesioni personali e chiude il negozio e non te ne esci più. Quindi è sempre la responsabilità del tatuatore verificare se veramente i due genitori sono d'accordo. E qui non si scherza, perché sui bambini i giudici non scherzano, giusto così comunque, è anche giusto. Ecco. E a livello di sicurezza nel fare il tatuaggio, perché mi sembra importante anche questo, e, Matteo, puoi dirci tu quali sono i canoni che fanno sì, chi scegliere, di chi fidarci, perché alla fine mettiamo il nostro corpo a rischio, è inutile non dirlo, no? Allora, sicuramente la scelta parte tanto dal cerca di capire che tipo di talento possa avere un tatuatore, perché ovviamente i tatuaggi sono costosi, più un tatuatore è quotato ed è bravo e più costa, meno costa probabilmente c'è l'inghippo da qualche parte, quindi non andare alla cieca al primo che si trova, magari tatua la mia amica in casa, assolutamente no, perché ci sono dei rischi anche per la salute molto importanti, quindi assolutamente affidarsi a dei professionisti è una cosa importantissima. No tatuaggi in casa, lo studio deve essere uno studio costruito in una certa maniera, ci devono essere ai muri delle mattonelle, insomma l'ambiente deve essere il più sterile possibile. Aghi monouso, bisogna sempre fare attenzione che il tatuatore apra gli aghi davanti a noi e non utilizzi degli aghi già utilizzati. Si spera che non lo faccia nessuno, però a volte... Anche perché i rischi sono stati alti storicamente. Sono altissimi, anche malattie, malattie trasmissibili, epatiti, virus dell'HIV, insomma, ce n'è veramente... Certo, qualsiasi tipo di malattia tipo che di comunque malattia è trasmissibile. Trasmissibile, esatto, e infezioni, non si parla spesso quanto si dovrebbe delle infezioni dei tatuaggi. Che ma sono... le infezioni sono dovute al male, cioè al fatto che non sono abbastanza sterili gli ambienti? Non, esatto, ambienti e attrezzi non sterilizzati causano delle infezioni, causano delle croste nel tatuaggio, comunque il tatuaggio è una ferita, noi stiamo ferendo il corpo, stiamo inserendo all'interno dell'inchiostro. Questi inchiostri devono essere inchiostri ovviamente certificati, insomma i rischi sono tanti sia per quello che inseriamo all'interno e sia per la ferita stessa che abbiamo, che stiamo procurando al corpo. I rischi di infezioni sono purtroppo alti. Quindi in qualche modo cercare di, cioè se io dovessi far fare il tatuaggio a me stessa piuttosto che ai miei figli, non vado dove ci sono offerte, cose, cioè nel senso in qualche modo scelgo in base, scegliere, cioè, mi offre, cioè cosa mi deve garantire? Mi deve garantire in un ambiente pulito, ce ne rendiamo subito conto comunque quando uno studio. Quindi te ne bene, accorgi, sì, possiamo. Te ne accorgi, okay. Devono prendere tutte le precauzioni del caso e insomma il colloquio col tatuatore, il primo colloquio è importante per capire con chi stiamo andando a lavorare. È okay. Fondamentale. Quindi ci va anche un primo colloquio. E rispetto al disegno che si fa, Doris, qualsiasi è lecito? No, non è lecito. Cioè nel senso è possibile qualsiasi cosa tatuarsi sul corpo? Sì, assolutamente sì. Quindi la scelta è personale? La scelta è personale, poi eventualmente il tatuatore ti propone uno schizzo in base alle tue idee, dopodiché si va a modificare insieme. Però, e un bravo tatuatore ti consiglia se per il tuo corpo è la grandezza giusta, la proporzione giusta, deve saperti anche consigliare. Quindi anche queste, cioè, rispetto all'estetica, rispetto, rispetto alla bellezza. Anche all'armonia del corpo, no? Su una persona alta 1,60 non puoi fare un tatuaggio magari troppo grosso, perché magari non sta bene, allora un bravo tatuatore dice guarda possiamo farlo ma in queste proporzioni, se una persona alta 1,90 magari questo tatuaggio sì. Ha un altro impatto. Ecco, no? Mi chiedo però, è questo davvero, come si fa a diventare tatuatori? Mi risponde Matteo? Cioè c'è un corso, cioè, proprio per, ci sono dei diplomi, c'è una qualifica?
Come si diventa? Stefano, vuoi rispondermi tu? Adesso so che ci sono dei corsi. Una volta si diventava bravi con l'esperienza. Cioè, però con l'esperienza da qualche parte si inizia. Prendevano semplicemente la pelle di maiale, che è uguale alla nostra, e imparavano o sulle mele o sugli aranci, sulle arance, perché è uguale, l'epidermide è uguale. Ah. E diventavano bravi con l'esperienza. Io mi ricordo i miei tatuatori di 20 anni fa, non posso fare pubblicità, hanno imparato così e adesso cambiano la macchina a mesa. Ok, e quindi anche tu hai imparato con l'esperienza? Io, per quanto mi riguarda, io non faccio tatuaggi sul corpo, faccio tatuaggi solo per quanto riguarda il trucco, dermopigmentazione. E però quelli di trucco li hai imparati? Io ho fatto un corso perché ci sono delle norme igieniche da rispettare. Adesso per esempio non si utilizza più, come diceva lui, la pelle di maiale, adesso c'è la pelle sintetica, quindi non dobbiamo più neanche procurarci la cotenna, che dopo un po', insomma, anche però anche tutte queste norme di cui mi avete detto anche, no? Per qualche modo proteggere le persone e tutelarle, quindi norme igieniche, norme, cioè in qualche modo devono essere acquisite. E dov'è che si acquisiscono queste norme, Doris? Secondo me tra amici, no? Non c'è una scuola che ti insegna a tatuare. Un artista, se ha una buona manualità, si deve esercitare con le prime macchinette in commercio, con la pelle sintetica o con la cotenna di maiale, e poi qualche bravo amico che si offre, poi quando diventerà bravo ricoprire eventualmente qualche errore, no? Però proprio l'esperienza, come in tutti i lavori, si fa soltanto lavorando sempre di più, sempre di più, sempre di più. Poi ci sono la cosa importante è che l'ASL, però, okay, quindi esistono, c'è un dei corsi legale anche. Esistono dei corsi a pagamento che si possono fare, dove ti insegnano le basi o le sfumature e quant'altro, sì, ma facciamo attenzione perché ci vuole sempre l'autorizzazione dell'ASL per poter esercitare in un centro tatuatori. Quindi per aprire un negozio c'è comunque un bisogna controllo. Fare un esame ASL. Ecco, è anche per quello che probabilmente mi dicevi non si può fare a casa dove l'ambiente non è sterile, perché comunque ci va un controllo ASL come per tutte le attività in qualche è modo. È proprio un esame ASL, non è solo il controllo ASL. Il controllo ASL verrà dopo se apre un'attività. È un esame ASL, quindi anche magari controllare che ci siano questi parametri. Assolutamente sì, adesso lo stanno normando anche questo. Perché poi è anche importante il rischio a cui si può andare. E, grazie per la chiacchierata. Grazie a voi. È un discorso interessante, so che sarebbe ancora da ampliare, anzi mi piacerebbe, ma vorrei salutare tutti voi ospiti. Grazie Doris, Rossana, grazie Nicola, grazie Matteo, grazie ai ragazzi che ci hanno in qualche modo assistito questa sera. Grazie a Giada. Giada? Sì. Ancora. Vi ricordo l'ultima volta di andare a mettere mi piace alla nostra pagina Mondo Giovani su Facebook. E di seguirci in tanti. Buona serata ancora a tutti, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo argomento.